Dopo la mobilitazione cittadina promossa nei giorni scorsi per denunciare lo stato di degrado in cui versa la villa comunale, il vice sindaco Tommaso Sodano incontra le associazioni per fare il punto sulla vicenda. Un'occasione di confronto e di ascolto delle preoccupazioni della cittadinanza sulle condizioni del parco che separa la riviera dal lungomare ed anche per comunicare i prossimi interventi previsti dall'amministrazione comunale nell'area libera dai cantieri della linea 6 della metro. Abbiamo raggiunto anche punti di incontro importanti come quelli di stabilire nel mese di settembre delle azioni per verificare cosa è avvenuto sul rischio di una presenza salina al di sotto nel suolo della villa comunale compromettendo il patrimonio arboreo. Così almeno mettiamo un punto fermo e questo può essere il punto di partenza per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Partiranno dopo l'estate i lavori del sistema di irrigazione nel tratto compreso tra l'ingresso di Piazza Vittoria e la Meridiana. Si passerà poi al rifacimento parziale della pavimentazione della villa per circa 14.000 metri quadrati. Toccherà alla metropolitana, dopo la chiusura dei cantieri, occuparsi del ripristino della pavimentazione nella zona attualmente interessata dai lavori e con la collaborazione dell'Orto Botanico e della Facoltà di Agraria, un gruppo di esperti sarà presto operativo per interventi sul patrimonio arboreo della villa. In programma anche il restauro della cassa armonica che, dopo il bando andato deserto, potrebbe essere affidato ad uno sponsor privato.